Ciao a tutti, prima di cominciare oggi il nostro vlog, volevo ricordarvi che nella giornata di sabato prossimo, il 4 marzo del 23, pubblicherò la mia nuova canzone con il nuovo video, va bene? Perciò attivate la campanella, così quando la pubblico la sentirete subito. Perfetto? Va bene? Ok, iniziamo! Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato alla serie di Vota la Voce. Oggi l'ultima puntata di questa serie, perché quella che vi racconterò oggi sarà l'ultima edizione di questa manifestazione di premi, che era nata nel 73 da una fantastica idea di Vesigna, all'epoca direttore del TV Sorrisi e Canzoni, e poi si concluse nel 2000. Questa l'ultima edizione, quella che vi racconto oggi, Se volete vederla tutta la storia di Vota la Voce, basterà andare chiaramente nel mio canale. All'interno troverete una playlist dedicata proprio a Vota la Voce, la storia di questa manifestazione, e lì troverete tutti i vlog di tutte le edizioni dal 73 al 2000. Io vi auguro chiaramente la buona visione, benvenuti sul mio canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Provato a non cercarti per tutto e per sempre in me. Vota la Voce del 2000 sarà la 27esima ed ultima edizione, andata in onda questa volta in televisione, solo quella del 99 era saltata delle ultime edizioni, e andrà in onda su Canale 5, sempre da Arezzo, Piazza Grande, il 23 settembre del 2000. I conduttori questa volta però cambiano e saranno Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Allora, furono premiati svariati artisti. Fu premiato e consegnato il telegatto per il miglior cantante maschile, la miglior cantante femminile, il miglior gruppo, ex aequo come miglior rivelazione dell'anno, premio tournée e premio album. Ma prima di dirvi chi sono coloro che saranno i premiati di questa Vota la Voce del 2000, vi dico tutti gli artisti che partecipano a questa ultima edizione. Gli artisti che partecipano a Vota la Voce del 2000 sono pochissimi, diciamo che sono poco più degli artisti che vengono premiati in realtà, e saranno i seguenti. Ci sarà Claudio Baglioni, che canterà Cuore di Aliante, Stai Su, e canterà una versione acustica di Strada Facendo. Laura Pausini ritorna con Tra te e il mare, gli 883, La regina del celebrità, Neck con Ci sei tu, Gigi D'Alessio canterà Come sueni al corazon, Franco un medley di successi tipo Non dirli mai, Scusami, Una notte al telefono, Quando la mia vita cambierà, proprio a medley. Irene Grandi canterà La tua ragazza sempre, canterà anche Vado al massimo di Vasco Rossi e In vacanza da una vita. Ligabue canterà Sulla mia strada e Si viene e si va, mentre Luna Pop canteranno 50 special e Qualcosa di grande. Ci saranno anche Mattia Bazar, canteranno Brivido caldo e Non abbassare gli occhi. Questi Mattia Bazar sono quelli con Silvia Mezzanotte, Piero Pelù canterà Pugni chiusi e Toro Loco, ed infine i Pooh canteranno, ti pareva, che concludono chiaramente il Vota la Voce i Pooh con la canzone Vieni fuori, e canteranno anche Stai con me. Ligabue erano in 20.000 per ascoltare il concerto del rocker Emiliano. Alessia, posso dirti una cosa? Sì. Perché farli aspettare ancora? Ligabue! Si viene e si va! Vieni e vai come vuoi. Miglior cantante maschile per Vota la Voce del 2000, perciò telegatto per questa categoria, sarà Ligabue, che nel 2000 scrive una canzone a quattro mani con Guccini. Il pezzo si chiama Ho ancora la forza e viene incluso in un album, Stagioni di Guccini, e riceve la targa Tenco come miglior canzone dell'anno. Questa canzone, inizialmente apparsa solo in versione acustica su un CD per il fan club, verrà poi ripresa dallo stesso Ligabue, che ne modificherà alcune strofe e la inciderà come brano inedito per la raccolta Secondo Tempo nel 2008.
Nello stesso anno viene premiato con il Telegatto come miglior interprete dell'anno al concorso Vota la Voce e riceve anche il premio Lunezia per la canzone L'odore del sesso. Guarda che luna, guarda che mare. Miglior cantante femminile per Vota la Voce del 2000 sarà Irene Grandi, che nel 2000 partecipa ancora a Sanremo, questa volta nella categoria Big, e canterà La tua ragazza sempre, canzone scritta per lei da Vasco Rossi, che si classifica al secondo posto. Si tratta della prima collaborazione con Vasco Rossi. Dopo l'esperienza sanremese entra a far parte del cast di Pavarotti and Friends, duetta con lo stesso Pavarotti in una versione di Guarda che luna rivisitata parte in chiave classica e parte in chiave jazz. Inoltre partecipa anche al Montreux Jazz Festival in Svizzera. Francesco è il secondo singolo estratto da questo disco, che si chiama Verde, Rosso e Blu, per la cui promozione viene adottata la versione radiofonica. Nel singolo viene inserita anche la versione remix edita per le discoteche. Non abbassare gli occhi, ma a vincere come miglior gruppo dell'anno a Vota la Voce del 2000 saranno i Matia Bazar, che avevano attraversato un periodo di stasi. Poi il gruppo riprende a lavorare, spinto dall'unico superstite della formazione originale, che è il batterista Giancarlo Golzi, che nel 98 richiama l'amico, ora produttore, Piero Cassano, già tastierista e motore componente del gruppo storico. Insieme decidono di ridare ai Matia Bazar una veste più popolare, che porterà il gruppo a realizzare dei prodotti meno sofisticati e semmai più commerciali, e quindi propongono la cantante Silvia Mezzanotte. A proporlo in realtà è proprio Golzi che propone Silvia Mezzanotte a Cassano, il quale rimane molto entusiasta della nuova voce e recluta quindi la Mezzanotte appunto a far parte di Matia Bazar, e recluta anche l'arrangiatore e polistrumentista Fabio Perversi. I quattro riportano alla ribalta i redivivi Matia Bazar e partecipano nel 2000 al Festival di Sanremo. Lo fanno con Brivido Caldo, seguito poi dall'uscita dell'album omonimo. Nell'estate dello stesso anno, ancora con Brivido Caldo, prendono parte a Vota la Voce, vincono quindi questo Telegatto come miglior gruppo italiano dell'anno. L'anno dopo sono nuovamente in gara a Sanremo, canteranno Questa nostra grande storia d'amore e arriveranno terzi. E la vita sembrerà una nave già affondata per metà. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Primo premio come miglior rivelazione dell'anno, perché in realtà in questa edizione ci sarà un ex aequo, perciò saranno due. Il primo dei due sarà Gigi D'Alessio a vincere questo Telegatto, che nel 2000 partecipa a Sanremo. Lo fa nella sezione Campioni, canterà Non dirgli mai e l'album Quando la mia vita cambierà, che sarebbe il suo nono disco, che vince il disco d'oro poco dopo l'uscita. I proventi del singolo Caro Bambino Gesù saranno devoluti all'associazione ActionAid, promotrice delle adozioni a distanza. Nello stesso anno va in tournée e dopo una partenza europea tocca le maggiori città italiane fino al concerto di piazza del Plebiscito del 19 di settembre. Cos'è successo? Sei scappata da una vita che hai vissuto. Tu ci sia nel mio domani. A pari merito con Gigi D'Alessio come miglior rivelazione dell'anno, il Telegatto va anche a Luna Pop. Allora, Luna Pop praticamente fanno il debutto con un album che venne registrato nel Tam Tam Studio di Cesena, e questo accade fra l'agosto e il settembre del 99. È un album che sarà anticipato da Un giorno migliore, che diventerà disco d'oro perché venderà 50.000 copie. Questo disco, album Squarez, viene pubblicato il 30 novembre. Il titolo del disco, nel gergo privato del gruppo, significa semplicemente merda, espressione ben augurante usata nel mondo dello spettacolo. Allora, perché vincono questo Telegatto nel 2000? Perché nel gennaio del 2000 questo disco finalmente entra nella top 10 della classifica degli album più venduti in Italia e rimarrà per tanti mesi, addirittura fino a giugno, quando salirà al numero 1 in classifica e rimarrà numero 1 per 13 settimane consecutive, dominando l'estate, confermandosi poi l'album
l'album italiano più venduto di quell'anno. Seguono altri riconoscimenti ufficiali per questo gruppo, tipo Rivelazione dell'anno al Premio Italiano della Musica, il Telegatto, il Premio Lunezia per Un Giorno Migliore. Il 4 aprile del 2000 le radio iniziano a programmare il terzo singolo estratto, Qualcosa di Grande, che trascinerà il gruppo alla vittoria del Festival Bar di quell'anno. Il premio come miglior tour dell'anno, perciò il Telegatto al miglior tour, sarà appunto consegnato agli 883, nuovamente, perché ne hanno vinti molti di Telegatti. Nel 2000 gli 883 cominciano l'anno con un concerto di Capodanno a Cagliari, lo faranno davanti a 60.000 persone e lasciano la storica Free Records per firmare per la multinazionale Warner, con progetti di conquista del mercato europeo. Nell'estate dello stesso anno esce, solo per il mercato austriaco e tedesco, una raccolta di lancio dal titolo Mille Grazie, che contiene i maggiori successi nella storia degli 883, riarrangiati in chiave latinoamericana. Per promuovere l'album viene inoltre organizzato un mini tour in Austria e Germania. In Italia la Warner dà il via alla pubblicazione di un'edizione rimasterizzata e anche arricchita di remix inediti di tutti gli album pubblicati fino ad allora dagli 883, a eccezione di Grazie Mille con la dicitura Edizione straordinaria. Fra la fine del 2000 e il 2001 gli 883 hanno una nuova occasione di penetrare nel mercato tedesco, aprendo i concerti del tour di Eros Ramazzotti stile libero nelle date in Germania e in Austria. Luna Boy! Cosa è successo? Sei caduta? Il premio Telegatto per il miglior album dell'anno sarà consegnato di nuovo a Iluna Pop, quindi non soltanto miglior rivelazione ma anche miglior album dell'anno, l'album in questione Squarez, unico album del gruppo musicale italiano Iluna Pop, fra l'altro pubblicato il 30 novembre del 99. L'uscita è stata anticipata dal successo di 50 Special nell'estate dello stesso anno. Gli altri singoli estratti saranno Un Giorno Migliore, Qualcosa di Grande, Resta con me, Vorrei, anche questi con ottimi riscontri. La canzone Se ci sarai è stata invece pubblicata come singolo promozionale. Dopo questo disco la carriera di Luna Pop si interrompe subito, ma Cesare Cremonini, insieme al bassista Ballo, intraprenderà una carriera solista con l'uscita nel 2002 di un album. Il titolo del disco nel linguaggio Luna Pop, come ho detto prima, significa un'altra cosa. Lo devo ridire? Se vuol dire merda, ecco. E viene da loro considerato un'espressione benaugurante. Alla fine dell'album, 3 minuti di silenzio, dopo la conclusione di Silvia, Stai dormendo, è presente, come usava tantissimo nei CD, una traccia fantasma, no? Della durata di 52 secondi. Si tratta di una bambina che canta alcuni versi della prima strofa del Pagliaccio, brano che Cremonini ha poi ripreso e registrato per essere inserito nel suo terzo album da solista, che sarebbe Il Primo Bacio sulla Luna. Pensa, questa traccia fantasma verrà ripubblicata poi 9 anni dopo, in pratica. L'album ha raggiunto il primo posto in classifica il 22 giugno del 2000, mantenendolo per 13 settimane consecutive fino al 14 settembre. È risultato il terzo disco più venduto in Italia del 2000, dietro soltanto a The Beatles 1 e Supernatural di Carlos Santana. In meno di 2 anni ha totalizzato più di 1 milione di copie vendute. Il 5 dicembre del 2000 il disco è stato ripubblicato nella versione special, in doppio CD, con l'aggiunta degli inediti La Fiera dei Sogni e Walter. Durante tutto il 2000 la canzone Vorrei viene utilizzata come musica per uno spot televisivo della compagnia telefonica TIM. Nella traccia Se ci sarai a cantare è il batterista Alessandro De Simone e non Cesare Cremonini. Una versione cantata da Cremonini esiste ed è stata inserita nella riedizione dell'album e pubblicata come singolo nel 2001. Dopo 16 dischi di platino nel giugno del 2022, a quasi 23 anni da questa pubblicazione, l'album ha vinto il suo 17° e primo disco di platino nell'era dello streaming. Voi siete i vincitori assoluti del Festival Bar 2000!
E si conclude quindi una nuova serie. Questa serie, vabbè, è stata una serie che all'inizio mi ha fatto innamorare, e ve lo dico sinceramente, voi stessi me l'avete consigliata perché era bellissima. Negli anni 70 io trovo che fosse emozionante vedere quali erano gli artisti votati appunto tramite le cartoline, le TV series e canzoni, perché ricordo che Vota la Voce è nata nel 73 su idea di Vesigna, che era il direttore appunto di questo settimanale musicale, nata senza televisione fra l'altro, e poi l'apporto televisivo è arrivato all'inizio degli anni 80 con l'avvento delle reti Fininvest, e scelsero proprio Vota la Voce come programma di punta in prima serata da mandare in onda, e da lì ci fu l'apporto televisivo, un apporto televisivo che è durato fino ininterrottamente fino al 98, poi nel 99 l'unica edizione delle più recenti senza televisione, e poi nel 2000 per concludere definitivamente questa grande festa di premi è tornata di nuovo alla televisione. Io volevo ringraziare tutti coloro che hanno seguito questa serie, chiaramente grazie a tutti quanti, grazie anche per i rimproveri talvolta, perché a volte mi avete rimproverato quando la lasciavo un po' indietro. Ogni volta mi dicevate sempre: sì, fai bene a fare anche altri argomenti, ma non ti dimenticare che hai da finire Vota la Voce. A volte mi avete massacrato per questo. Ce l'abbiamo fatta, vedi? E l'avevo promesso io che l'avremmo finita, e infatti l'abbiamo finita. Allora, se vi piace, comunque, adesso che è tutta completa, fatevi un bel viaggio nel tempo e andate nella playlist dedicata alla storia di Vota la Voce nel mio canale, e lì troverete tutti i blog con tutte le edizioni dal 73 al 2000, e vi fate sto bel viaggio nel tempo, va bene? Ok, vi ringrazio ancora per l'attenzione. Le serie che arriveranno saranno comunque bellissime, ci sto lavorando, sono sicuro che vi stupirò, l'ho già detto ma voglio ridirvelo, speriamo a questo punto, ma sono sicurissimo perché ho delle idee strabilianti che sicuramente vi lasceranno senza parole, va bene? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi aspetto la prossima volta, eh? Ciao da Ale.